La presenza con assist di Wilfried Gnonto nella partita tra l'Italia e la Germania per la Nations League ha riaperto il tema dei giovani da valorizzare, dei giovani che devono giocare, che devono crearsi. Andrò un po' controcorrente, riprenderò in questo video quello che ha detto il collega ed amico Giovanni Albanese in uno dei suoi thread. Sempre illuminati, lui è molto attento al calcio giovanile italiano in Italia, vedendo molte più partite naturalmente di quelle che vedo io e sicuramente più informato di me. Apprezzo molto quello che lui ha detto. Andrò un po' controcorrente. Gnonto rappresenta quello che non ha funzionato finora del calcio italiano, non quello che funziona. Ed ora vi spiego il perché. Buongiorno. Parliamo di giovani italiani e di valorizzazione degli stessi giovani. Parliamo di quello che il calcio italiano sta facendo per far crescere i giovani. E partiamo da un mio principio fondamentale. I club non sono fatti per fare una nazionale forte, per creare giocatori per una nazionale. I club devono ragionare su se stessi e i club, ragionando su se stessi, costruiscono squadre forti. Che se hanno giocatori italiani forti, faranno forte la nazionale. Non è un obiettivo quello del fare forte la nazionale, e non può e non deve essere un obiettivo. Non siamo in Unione Sovietica. I club sono aziende private che lavorano per se stesse. Il problema oggi, piuttosto, è un altro: è che i club stanno lavorando male e i risultati europei ci dicono che i club stanno lavorando male. La Lega Spagnola, con gli stessi identici investimenti nostri, sta vincendo quel che sta vincendo. Il problema è un gap organizzativo, è un gap di idee, è un gap formativo. Questo è quello che stiamo pagando rispetto al resto del mondo. Anzi, se andiamo a vedere agli investimenti nostri all'estero, la Lega Spagnola investe un terzo di noi, eppure fa grandissimi risultati. Non è il modello Lega Spagnola da inseguire, è il capire che non esistono formule, ma che esiste la competenza. E quando la competenza si piega agli interessi commerciali, il calcio è finito. Il calcio è finito. Andiamo con ordine. Scrive molto intelligentemente Giovanni, i commenti su Gnonto in queste ore danno l'idea di cosa siamo. Con un pizzico di attenzione sui giovani, nessuno avrebbe espresso tanta sorpresa su uno dei talenti under 21 più cristallini del calcio italiano negli ultimi 10 anni. Resta un ragazzo che dovrà continuare a crescere. 59 presenze e 9 gol nello Zurigo non sono numeri stratosferici, non è Haaland, è Gnonto. È un giocatore di potenzialità, di grandi potenzialità, che ha deciso di andare a giocare a Zurigo. Non è uno scandalo giocare a Zurigo, è una scelta, è un'opzione, è la scelta giusta che lui ha fatto in quel momento. Il fatto che oggi l'Italia faccia giocare un giocatore di 18 anni mi sta bene, ma è l'eccezione. Un Haaland di 18 anni è una cosa, un Gnonto di 18 anni ci dice. E qui faccio fatica onestamente a capire ultimamente il nostro CT Mancini, che considero il più grande selezionatore possibile al mondo, ma di cui mi sfuggono alcuni passaggi. Gli stage fatti con tantissimi giocatori di diverse estrazioni, panchinari di Serie A, titolari di Serie B e diverse età, ma mi chiedo, non esisteva l'Under 21? Non riesco a capire in questo momento in quale rapporto stia la nazionale maggiore con le nazionali minori. Gli anni d'oro del calcio italiano erano caratterizzati da un Andrea Pirlo che giocava fino a 22-23 anni nella nazionale, perché davanti c'erano giocatori più forti. Gnonto ci dice il vuoto che c'è davanti a lui, molto più che il valore che c'è in lui. Questo deve essere secondo me molto chiaro, perché la grande nazionale mette grandi eccezioni. Io non sono convinto che Gnonto sia la grande eccezione, mi potrò sbagliare, ma io non sono convinto che questo giocatore sia la grande eccezione, perché è un giocatore che ha fatto 9 gol in 59 partite in Svizzera, ha 18 anni, perfetto, facciamogli vivere i suoi 18 anni.
Aggiunge Giovanni, e tocca un punto chiaro, comprendo che continuare a raccontare il calcio per un decennio solo con la logica degli anti, della polemica per fuorigioco o facendo il VAR del VAR, deve aver sottratto molto tempo utile. Ed è vero, e questo è un richiamo culturale al nostro calcio. Vogliamo parlare di calcio? Parliamo di calcio. Parliamo di quello. Non parliamo d'altro. Parliamo, per favore, di calcio. Ha ragione Giovanni quando dice questo. E aggiunge: Nasti, Milan, Casadei, Inter, Ambrosino, Napoli, Miretti, Juventus, Volpato, Roma, Baldanzi, Empoli, Pafundi, Udinese, Ndur, Benfica, Sherndur, mio concittadino, bresciano. Ragazzi, di questi giocatori dobbiamo tener traccia e capire il percorso. Il problema sarà portarli dentro un progetto nazionale quando sarà il momento. Il rischio di bruciare talenti è enorme in questa fase e in questa età. La mia paura principale è che oggi ci sia una tale rincorsa, e lo dico come critica, ripeto, ad un CT che apprezzo ed ammiro. Questa rincorsa al giovane può diventare alla lunga controproducente. La nazionale deve essere la selezione dei migliori in un dato momento, non è un club. Può costruire progetti importanti, può costruire cicli importanti, ma lo costruisce soprattutto sui valori, sui giocatori che poi sono i protagonisti di una Champions League e di altre situazioni, perché l'ultimo anno della nazionale ci dice esattamente questo. Puoi avere un ciclo buono e di grande resa, ma poi fallisci con la Bulgaria, con l'Irlanda del Nord, con la Svizzera che avevi battuto nettamente agli europei, e con la Macedonia del Nord, i cui risultati parlano chiaro nelle ultime giornate su qual era il valore reale di queste nazionali che non abbiamo battuto, e ne sarebbe bastata una di vittorie per essere i mondiali. C'è grande confusione su questo tipo di argomenti. E poi il grande tema, le under 23. Vedete, oggi il problema è che si ragiona tutti in maniera dicotomica. Dobbiamo fare le under 23, non dobbiamo fare le under 23. Bisogna puntare sui giovani, no, bisogna puntare sugli esperti. Ci vogliono i giovani in Italia, ci vogliono i giovani all'estero. Allora, dentro il sistema ci sta tutto. Il problema del nostro calcio è che si polarizza, che si finisce per cercare la formuletta anziché andare a capire che tutto è buono e tutto fa il percorso. Il percorso dei calciatori per arrivare a essere dei grandi calciatori è un percorso individuale. Ci possono essere le sovrastrutture, ma quello che a noi manca oggi è la capacità di creare dei professionisti di valore medio che possano stare in campo nei grandi campionati professionistici anche fuori dall'Italia. Noi tendiamo a esaltarci perché vogliamo sempre trovare il Messi di turno, il Cristiano Ronaldo di turno, il salvatore della patria. Oggi quello che ci manca è l'equilibrio della costruzione del calciatore. E io non credo, onestamente, che oggi questa enfatizzazione sul giocatore, questo lancio del giocatore ad un certo livello, sia produttivo per quello che è l'obiettivo nel medio e lungo periodo. L'obiettivo dell'Italia, che è molto brava ad essere Italia quando vince gli europei, è anche quello di alzare maggiormente il livello di vittorie in partite di medio livello, che è quello che ci è mancato e che ci manca da sempre nel lungo periodo. In questo i giovani aiutano, sono un qualcosa di importante. Quando alzano l'asticella non possono essere la soluzione, perché sappiamo benissimo che un giovane ha bisogno di costruzione, ha bisogno di tempo, ha bisogno di poter sbagliare. E non riferiamoci a formulette. Per favore, non riferiamoci a formulette. Lo stesso progetto Under 23, li vedo alcuni vostri commenti, sono progetti da valutare nei 4, 5, 6 anni, non si possono valutare nei 2, 3 anni. Vanno portati in una logica di investimento di lungo termine. Se arriviamo a questo,
potremo riavere un calcio italiano importante. Usciamo dalla logica della vittoria a tutti i costi. Torniamo a produrre talenti partendo dai valori medi per creare valori eccellenti. Questo, a mio modo di vedere, è il modo di leggere il calcio di adesso. I giovani, le under 23, la necessità anche di fare esperienza all'estero. Stanno tutti dentro una serie di situazioni e di soluzioni che poi portano l'individuo a sviluppare il proprio talento. Grazie, ci vediamo presto sul canale. Buona giornata a tutti.